Secondo me c'è stata, i ragazzi sono stati bravi a fare una partita di grande intensità, di grande livello. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a raddoppiare per chiudere la partita. Poi un cross, chiaramente bisogna fare qualcosa in più se vuoi essere una squadra importante. Non puoi prendere un gol del genere, non puoi dare per scontate le cose. Non puoi pareggiare una partita in casa del genere facendo una grande prestazione con un solo cross. Questo è il rammarico che ci portiamo dietro, però probabilmente dobbiamo fare di più. Doppio cambio degli attaccanti, c'erano anche dei problemi fisici, perché date tutti e due Perché contemporaneamente. Udo c'aveva i crampi e Corazza aveva speso tanto. Mi si è un po' abbassata però la squadra da quel momento. Ma abbassata, ma un cross abbiamo preso, cioè, posso capire, ti schiacciano, ti tirano 10 volte in porta, allora dici ti sei schiacciato. Ha preso un cross, alla fine, ma ha avuto anche le occasioni anche con Ferrante, con Chiarello per fare anche il secondo gol anche dopo. Quindi, secondo me dobbiamo dare qualcosa in più, non sta bastando quello che stiamo producendo, che stiamo facendo. Ci vuole più attenzione, più concentrazione, non dare per scontate le cose, perché sto campionato non puoi concedere niente, neanche un cross. È successo anche con la Calarese, ci sono state delle occasioni sprecate anche nel secondo tempo, anche sull'1-0, No, ma ma anche del cinismo con davanti. la Carrarese al 70esimo c'è stato un calo dove ci siamo allungati, ci siamo allargati. Oggi non c'avevo l'impressione neanche di prendere un tiro in porta e quando ripartivi potevi far male. Tanti calci d'angolo, tanti cross arrivati non sfruttati. Con la Carrarese è stata una partita completamente diversa. Oggi veramente è inspiegabile, cioè, con un cross pareggiare una partita. Però lei dice spesso chi entra mi deve dare quel qualcosa in più. Noi abbiamo visto qualcuno entrato, cioè, non è possibile però anche quell'essere così passivi nella lettura, cioè lei dice bisogna fare qualcosa di più. Quella è una lettura sbagliata. Pensava che la passa andasse fuori, la voleva lasciare, invece quello dietro gliel'ha rimessa in mezzo, e invece di rimettere in mezzo l'ha messa sul secondo palo. Per questo non dobbiamo Cioè, i dare per dettagli scontate. sono questi. No, non dare per scontate queste cose. I dettagli portano i 3 punti, portano le vittorie, portano a dare continuità di prestazioni, a lavorare con più entusiasmo dopo una vittoria. Puoi bruciare così una vittoria già portata a casa. Dire che il secondo tempo era andato addirittura meglio della seconda parte del primo tempo, cioè, è Sì, d'accordo? ma avevamo iniziato bene, avevamo schiacciato di nuovo il Pontedera nella sua metà campo, creando i presupposti per fare il secondo gol diverse volte. Però ripeto, probabilmente dobbiamo dare di più, non dare per scontate certe cose, non accontentarci mai. Questo probabilmente è su cui dobbiamo lavorare. Mister, a parte l'amarezza che adesso è chiaro, è fortissima per come è arrivato il risultato, però le risposte della squadra le ha avute? Cioè, da quel punto di vista lì si sente ci voleva soddisfatto, diciamo. una risposta, ma c'era nell'aria che i ragazzi volevano fare una grande prestazione e l'hanno fatta. Però probabilmente i dettagli fanno la differenza e oggi devi curare anche i dettagli, devi stare attento anche ai dettagli per portare a casa le vittorie che meriti poi alla fine. Cioè non puoi creare così tanto, avere una supremazia così schiacciante e poi un cross vanifichi tutto. Se vuoi diventare una squadra importante, non lo puoi concedere. Ecco, adesso con i ragazzi cosa farà? Dirà loro di guardare la classifica, visto che è la No, classifica, oppure non guardare la classifica e ma concentrarsi nella di classifica prestazione in non bisogna prestazione? fare un passo alla volta, una partita alla volta. Iniziare a portare a casa le vittorie come le dobbiamo portare, perché tante partite, secondo me Carrarese, questa di oggi, potevano essere 2 vittorie, non lo sono state, quindi capire perché non sono arrivati e cercare di portare a casa le vittorie quando le meriti così, in modo schiacciante, di portarle a casa. C'è da augurarsi che sia un campionato più equilibrato magari rispetto a quello dello scorso anno dove 2 squadre hanno preso il largo, cioè Secondo me sì, Modena, sarà un campionato cioè più diciamo equilibrato. in panorama diciamo dopo 5 partite con squadre Ci sono più squadre attrezzate, sarà un campionato più equilibrato rispetto alla passata stagione. E sicuramente più difficile e più insidioso. Eccoci, ciao. Volevo chiedere come ti spieghi, insomma, questo pareggio, perché comunque avevate
la partita praticamente in pugno, non siete riusciti un'altra volta a chiuderla e dopo è arrivato insomma questo pareggio molto amaro. Come l'avete presa voi anche nello spogliatoio, come vi sentite, ecco, come te lo spieghi? No, siamo incazzati perché abbiamo dominato tutta la partita, poi alla fine abbiamo preso un gol sull'unico tiro in porta che hanno fatto loro e questo ci fa incazzare. Evidentemente sbagliamo qualcosa noi. Niente. Ancora una volta decisivo come contro la Torres, a parte il risultato, sei soddisfatto della tua prestazione e il motivo appunto dell'uscita anzitempo? No, diciamo che vabbè, sono contento per il gol, però anch'io magari sono uscito presto perché non avevo ancora, non stavo più bene di gambe, ero stanco, iniziavo a sentire i crampi e magari sbaglio qualcosa, devo cercare di lavorare di più in allenamento per magari reggere di più i 90 minuti, ecco. Però sì, sono contento per la mia prestazione, magari potevo fare qualcosa di più in alcune circostanze e cercherò di lavorare, vediamo, col tempo. Senti, è chiaro che queste cose non hanno una spiegazione logica, non hanno, se no uno li risolverebbe questi problemi, però quando ne parlate fra di voi, in che modo cercate di capire perché la squadra, magari buone prestazioni, produce tante occasioni come oggi, poi alla fine non ci sono i risultati? No. Come abbiamo visto oggi, abbiamo giocato, abbiamo dominato. Poi, come ho detto prima, magari sbagliamo qualcosa dove in questi giorni cerchiamo di analizzarli insieme. Però il gruppo è unito e compatto e di sicuro, cioè sono sicuro che da questo momento ne usciremo più forti, perché siamo una squadra forte, secondo me. Non sono ancora arrivate vittorie a Manuzzi, sentite un po' la pressione dello stadio? Anche oggi ci sono stati dei fischi fine partita. No, pressione no, cioè siamo, come ho detto prima, ben incazzati, cerchiamo di reagire già dalla prossima partita, che è in casa se non sbaglio. E dobbiamo soltanto cercare di stare concentrati in tutti i 90 e passa minuti e cercare di fare più gol possibili, così magari se prendi la beffa alla fine c'hai largo, c'hai ampio margine di vantaggio, ecco. Ti hanno annullato un gol per fuori gioco, tu come l'hai vista? Non l'ho visto. Però al di là di questo, come dicevo prima, comunque insomma sei l'unica forse nota lieta per adesso del Cesena. Ti aspettavi questo inizio anche a livello di quantità, anche di quantità di reti, di spazio in campo? No, a dire la verità, secondo me siamo tutti, come ho detto anche in conferenza, siamo attaccanti con caratteristiche diverse. Io sto cercando di farmi trovare pronto in modo tranquillo, sereno, allenandomi bene, poi decide il mister chi schierare in campo. Eccoci qua, allora immagino insomma ci sia tanta rabbia, è anche difficile spiegare insomma la partita di oggi. Ci avete provato insomma, che spiegazioni potete darvi al di là del fatto che avete pareggiato su un non tiro, ecco? C'è tanta delusione, soprattutto perché la partita c'è stata, ho visto una squadra comunque sia che ha provato, la voleva vincere a tutti i costi, anche perché le occasioni ci sono state e siamo arrivati sempre comunque sia all'impatto, non siamo stati in balia degli avversari, volevamo vincere a tutti i costi. Poi è normale, quando non la chiudi c'è sempre l'episodio che te la può cambiare, e in questo momento anche un cross, perché neanche è stato un tiro dalla linea di fondo, ti fa pareggiare la partita. È un momento in cui bisogna stringere i denti, è un momento comunque sia difficile, questo non lo neghiamo, bisogna uscirne, perché significa che tu non puoi concedere neanche più un cross durante una partita, e ovviamente devi essere bravo a chiuderla, però devi essere anche bravo neanche più a concedere un cross, perché sennò succede come oggi. Sei qui da molto tempo, insomma, c'è stato anche i fischi oggi, nella prima volta, c'erano anche quando avete vinto il campionato, ecco, come, lo so che la miglior medicina è vincere, però ecco, come si affrontano, insomma, dite poi anche i compagni, come affrontare questi fischi? Penso che allora la gente ha ragione ad essere incazzata, però sicuramente abbiamo creato entusiasmo che ora abbiamo perso, perché abbiamo fatto un precampionato dove siamo riusciti comunque sia a portare la gente dalla nostra parte e come in questo momento ce la stiamo portando lontana. Ora c'è soltanto da riuscire a,
a ritrovare quell'entusiasmo anche da parte della gente, perché in questo momento non, ovviamente non possiamo averlo, e questo aspetta a noi. Ci sono ancora tante partite, ripeto, un momento difficile dove non puoi sbagliare niente, quindi bisogna stringere i denti e stare tutti insieme. Il gruppo è unito, e quindi sono sicuro che con il tempo poi riusciremo a ricreare quell'entusiasmo che di inizio campionato, quello che comunque sia serve per poter fare una stagione importante. Ecco, visto che l'hai detto anche tu, tra le pecche di questa squadra in questo momento è l'assenza della capacità di chiudere le partite. Credi che sia dovuta a un calo fisico magari, a un calo mentale di attenzione? Perché le occasioni si creano, non si chiudono e si prendono dei gol come oggi verso la fine. Penso che se ci fosse stato un calo fisico, un calo mentale, neanche ci arrivi davanti alla porta a creartela l'occasione. Quindi il gruppo c'è, perché le occasioni sono anche limpide, no? Davanti al portiere, non sono, sai, un tiro da lontano che fa una bella parata. Quindi le occasioni le crei e devi sfruttarle, però come ho detto, se fai il gol dell'1-0 devi mantenerlo, e come oggi non devi neanche concedere un cross, neanche un tiro, un cross. Senti Andrea, tu hai accennato un paio di volte a come tirarsi fuori, hai detto stringere i denti, ecco, poi nella tua esperienza, anche se sei giovanissimo, cosa credi che ci voglia in questo momento? Io forse ripercorro l'anno di Serie D, dove ci siamo trovati in un momento penso bruttissimo, dove la prima, ecco, era molto, molto lontana da noi. Penso che la forza di quell'anno è stata il gruppo che si è compattato, che non ha fatto passare neanche uno spillo dentro al gruppo. E quello che deve succedere ora, perché è normale, ci prendiamo i fischi, la gente, l'ho detto, è incazzata e ha ragione, perché non possiamo dargli torto. E quello, la forza che ci deve essere adesso è del gruppo, riuscirne a uscire tutti insieme per poi a testa alta goderci momenti più belli. Alla fine della partita, visto che avete circondato l'arbitro per lamentarvi, c'è qualche episodio in particolare che avete recriminato, protestato? No, sicuramente anche a partite precedenti qualche episodio poteva girarci più a favore. Poi è normale, quando pareggi una partita così sicuramente il nervosismo è alto, quindi cerchi comunque sia di non capacitarti di certe cose, quindi ti viene anche da andare dall'arbitro e magari dirgli qualcosa. Però la responsabilità ce la dobbiamo prendere noi di questo momento. Però quello che penso, magari rispetto a Fermo, la squadra oggi ha avuto un'anima, una voglia di poter vincere la partita, e quindi sono sicuro che partendo soprattutto dal gruppo, da noi, si può uscire da questa situazione che non è bellissima.